Apriamo una parentesi su Tokyo 2020, parliamo di Olimpiadi e del torneo di softball che si è appena concluso con la vittoria del Giappone 2-0 sugli Stati Uniti. Dunque podcast extra per quanto riguarda il canale, oltre gli appuntamenti della MLB che torneranno a inizio agosto, quello non manca di certo, ma era giusto e doveroso parlare di quello che è stato il gota del softball, che si è concentrato in questa settimana di giochi a Tokyo e ha culminato appunto il suo torneo con la vittoria del Giappone 2-0 sugli Stati Uniti in un torneo che vedeva il gota veramente di questa disciplina. Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone e Italia erano le sei pretendenti alle medaglie in questo torneo che si è svolto tra appunto Fukushima e Yokohama 13 anni dopo l'ultima volta, perché l'ultima edizione delle Olimpiadi appunto a livello estivo fu appunto a Pechino nel 2008, dove peraltro il Giappone batté gli Stati Uniti in una sfida ancora una volta tra due lanciatrici, di cui però andremo a parlare con maggior dettaglio più avanti. Adesso facciamo una sorta di recap di quello che è stato il torneo per la nazionale italiana e in generale per le squadre coinvolte, per poi parlare della partita, perché mai come in un torneo di softball la finale doveva essere quella finale tra le due squadre, ovvero Stati Uniti da una parte e Giappone dall'altra. Il gota dei partecipanti comunque era molto interessante, perché soltanto sei squadre presenti in questa Olimpiade del softball: il Giappone appunto come paese ospitante, gli Stati Uniti che sicuramente sono la miglior nordamericana, il Canada era la seconda miglior nordamericana, c'è stato il Messico all'esordio assoluto in questa Olimpiade, che di fatto è la miglior centroamericana, una squadra veramente in crescita, un po' per le naturalizzazioni degli americani, un po' perché il softball in generale in Messico sta crescendo di per sé. L'Australia è sempre l'Australia e nelle edizioni precedenti delle Olimpiadi è sempre andata a medaglia, e poi c'era l'Italia che con tantissimi meriti si è qualificata al torneo olimpico appunto che si era svolto nel 2019 originariamente, poi appunto con la pandemia è stato rinviato il torneo olimpico dal 2020 al 2021. L'Italia peraltro ha anche aumentato le proprie credenziali in merito al torneo olimpico, perché nel 2021, proprio poco prima della partenza per Tokyo, l'Italia ha meritatamente vinto i campionati europei battendo la solita Olanda con pieno merito, e dunque a maggior ragione l'Italia era qui con credenziali per comunque giocarsela con delle squadre che comunque sulla carta erano di livello superiore appunto per palmarès, come appunto dicevamo, Giappone e Stati Uniti sulla carta, ed erano state effettivamente poi così sul campo, erano irraggiungibili, ce la si poteva giocare con Messico, Canada e Australia. Purtroppo però per l'Italia non è andata benissimo, anzi ultima posizione per la nostra nazionale, comunque con delle cose positive da sottolineare e di cui parleremo. È stata una formula molto semplice per quanto riguarda il calendario del girone olimpico: le prime due formazioni qualificate si erano appunto aggiudicate il diritto di giocare la finale per loro, e ovviamente sono stati Stati Uniti e Giappone. Le seconde due qualificate, quindi la terza e la quarta, andavano direttamente a sfidarsi per il bronzo, e abbiamo assistito a una partita molto bella tra Canada e Messico, di cui ovviamente parleremo prima della grande finale appunto tra Giappone e Stati Uniti. Purtroppo fuori l'Australia e l'Italia. Comunque da nazionale bisogna fare un plauso sicuramente per quanto visto, al netto che comunque le prime due partite a mio modo di vedere sono state molto meglio delle seconde tre. Il calendario della nazionale italiana che vedeva subito di fronte una sfida proibitiva contro gli Stati Uniti, eppure il diamante ha espresso tutt'altro, ha espresso una nazionale che con coraggio e con un gioco comunque interessante soprattutto dal punto di vista difensivo ha comunque cercato di tenere testa alla formazione statunitense, che comunque schierava una formazione di livello decisamente superiore. Soltanto 2-0 hanno vinto le americane sulle italiane, con una prestazione straordinaria di Kat Osterman, una delle lanciatrici più esperte e più di qualità diciamo non solo del panorama statunitense ma anche mondiale. Di fronte comunque ottima la prestazione di Greta Cecchetti, la nostra partente, probabilmente la miglior giocatrice della nostra nazionale in questo torneo olimpico, lanciatrice che a me personalmente ha colpito parecchio. Nelle prime partite ha concesso veramente poco e ha tenuto comunque testa con dei lanci veramente azzeccati le squadre avversarie, quale è stata ovviamente impiegata sul terreno di gioco. Arriva poi statisticamente la salvezza per Monica Abbott, che sarebbe un'altra stella della squadra statunitense. Va detto che appunto non era con gli Stati Uniti che bisognava giocarsela obiettivamente alla pari, eppure l'Italia, nonostante una sola valida e due errori difensivi, ha comunque dimostrato di saperci fare, soprattutto appunto su
sulla pedana di lancio. E dunque con queste premesse ci si poteva giocare una partita alla pari con l'Australia, che poi finirà quinta il girone eliminatorio. Una partita che però vede l'Australia vincente soltanto per 1-0, una partita letteralmente equilibrata. 4 vaide per parte, appunto, fa la differenza. Un secondo inning, una parte bassa del secondo inning, molto più solido per le australiane, che poi difenderanno molto bene e terranno il risultato fino alla fine. Vince la lanciatrice Kaia Parnaby, che ha oggettivamente comunque un livello inferiore rispetto alla Osterman e alla stessa Monica Abbott. Chiude la partita Ellen Roberts, che entra apposta per il settimo decisivo inning e porta a casa la salvezza. Purtroppo Greta Cecchetti, nonostante una prestazione sontuosa, perché anche qui concede soltanto un punto, purtroppo risulta la lanciatrice perdente. È comunque un'Italia che qui ha la cartina di tornasole in negativo per il proseguo del torneo, perché perdere di misura contro una squadra che poteva essere comunque abbordabile evidentemente avrà inciso anche sul resto delle partite, perché poi dopo saranno sconfitte anche più larghe, al netto che con il Giappone, nonostante una formazione rimaneggiata da parte di entrambe, l'Italia se la giocherà nonostante una sconfitta per 5-0. Eppure le prime due partite avevano comunque fatto ben sperare la nostra nazionale, che comunque ha del materiale buono su cui lavorare, perché era un mix di giocatrici molto giovani ma anche di grandi veterane come appunto Greta Cecchetti. La nazionale italiana insieme al Giappone è stata l'unica formazione delle 6 del torneo ad aver schierato 2 teenager in campo. In particolare erano 3 in tutto il torneo, 2 erano italiane, una Alexia Lacatena, che peraltro farà altre partite presenziando in questo torneo come lanciatrice, e l'altra è Giulia Kuzyurianopoulos. Dunque da quel punto di vista l'Italia dovrà ripartire in ottica Los Angeles 2028. Si può fare, secondo me, un ottimo lavoro per provare ad aumentare il livello rispetto a queste nazioni dei continenti americani e asiatici, che sono evidentemente ancora di livello superiore, con l'Australia, che di fatto fa continente a sé perché rappresenta l'Oceania. Sì, è vero, c'è anche la Nuova Zelanda, ma è un fattore meno come dire importante rispetto all'Australia. Ci si può comunque, secondo me, arrivare a quel livello, perché l'Australia non è più quella nazione che un tempo arrivò a medaglia con una certa costanza. Qui non sta arrivando il ricambio in Australia, e dunque secondo me l'Italia può ben sperare per le prossime Olimpiadi, che purtroppo non saranno a Parigi ma saranno per Los Angeles 2028. Comunque grandi complimenti va fatto comunque alla nazionale italiana per già essere arrivata al torneo olimpico e potersi confrontare con nazioni di grandissimo livello, e l'abbiamo visto prima con il palmarès. I risultati purtroppo non ci hanno sorriso, abbiamo segnato soltanto un punto in tutto il torneo contro il Canada nell'ultima partita, che peraltro contava praticamente niente. Le altre due sconfitte sono arrivate col Giappone per 5-0 e contro il Messico con lo stesso risultato. Canada-Messico, che peraltro è stata la sfida per il bronzo, perché appunto al termine del round robin, come abbiamo visto, il Canada con 3 vinte e 2 perse si è qualificato al terzo posto del torneo, e il Messico con 2 vinte e 3 perse si è qualificato al quarto posto. Fuori Australia e Italia con 1 vinta e 4 perse per le australiane, e appunto il record, come abbiamo già detto, per la nazionale italiana. Eppure tutte le partite, tranne magari qualche caso qua e là, vedi per esempio l'8-1 del Canada sull'Italia e lo stesso risultato del Giappone sull'Australia, hanno riservato sempre partite stratirate, e la sfida per il bronzo è un esempio lampante di questa casistica. Partiamo però anche qui dalla fine: è il Canada a portarsi sul terzo gradino del podio e festeggiare una grande medaglia per il movimento canadese, che appunto si conferma la seconda forza del continente nordamericano, dopo ovviamente gli Stati Uniti, ma comunque è una nazione in crescita che con il softball sta facendo grandi cose, sta investendo tanto su tutti i settori di questa disciplina. È una partita anche qui tiratissima, come la stragrande maggioranza di questo torneo olimpico, che appunto un pochino poteva aspettarsi delle partite di questo tipo, dal momento che con squadre così tanto equilibrate nella maggioranza dei casi è difficile aspettarsi partite che finiscono 10-1 o 8-2. È più particolare, più consono meglio vedere delle partite che finiscono con punteggio stretto, appunto perché più sono alti i livelli dei lanciatori, più gli attacchi faranno fatica, e dunque più le partite saranno tirate, così come quella tra Canada e Messico, dove per la verità il Messico è la squadra che potrà recriminare di più, perché è vero, perde 3-2, ma fa una valida in più rispetto alle canadesi e un errore difensivo in più insieme a un numero spropositato di lasciati in base farà tutta la differenza del mondo, con un Canada che invece fa di fatto l'Australia contro l'Italia. Quindi una partita un po' più cinica, una partita un po' più concreta, e dunque mette quel punto in più che basta per vincere nella parte bassa del quinto per aggiudicarsi una storica medaglia di bronzo, la prima in generale per il Canada nelle Olimpiadi. Tutto questo però faceva da presagio, da antipasto meglio, a quella finale, a quel duello
che si era già visto a Pechino nel 2008, un duello tra Stati Uniti e Giappone che fin dalla vigilia erano le nette favorite per arrivare in finale, non c'erano dubbi al riguardo, così come non c'erano dubbi che si sarebbe riproposto un grande duello sul monte, perché a Pechino del 2008 vinse il Giappone 3-1 sugli Stati Uniti con un duello che vide protagonista da una parte Kat Osterman, che appunto abbiamo già visto contro l'Italia, la texana che a 38 anni si era ritirata dalla softball nel 2015, poi è tornata per provare a battere di nuovo il Giappone per la prima volta, per vendicarsi del loro subito a Pechino 2008, contro peraltro una delle migliori lanciatrici del pianeta softball in generale, anche lei una grandiosa veterana del movimento, ovvero Yukiko Ueno, 39 anni, che vinse l'oro a propria danni di Kat Osterman nel 2008 ed è stata ancora una volta schierata come partente in questo 2020. Ueno farà una grande partita contro gli Stati Uniti, che dovranno purtroppo arrancare e assecondare ancora una volta l'oro delle giapponesi. E torniamo dunque all'immagine dell'inizio, dove evidentemente le giapponesi stavano festeggiando. Una partita anche qui tirata, una partita bellissima, abbiamo visto tre grandi giocate difensive e offensive. Gli Stati Uniti possono recriminare prevalentemente per due occasioni: la prima nel primo inning con un lancio pazzo di Yukiko Ueno, non sfruttato però dall'attacco statunitense che aveva Jamie Reed in terza base, che però viene eliminata di fatto dall'assenza del catcher proprio per Ueno, che appunto elimina Jamie Reed, e dunque non ci sono i punti per gli Stati Uniti sul tabellone nel primo inning. Le giapponesi mettono i punti che servono nel quarto e nel quinto inning, giocando un baseball molto semplice, un baseball fatto ovviamente di battute valide, di singoli, e dunque su questi due singoli, uno nel quarto e uno nel quinto inning, arrivano a segnare i punti che saranno decisivi. Ma il momento topico della partita è evidentemente nella parte bassa del sesto, una parte bassa del sesto che vede gli Stati Uniti in attacco, due uomini in base, anzi due donne meglio sulle basi, una battuta che sarebbe tranquillamente una battuta valida per accorciare le distanze viene deviata dalla terza base giapponese Yu Yamamoto, presa al volo in contemporanea da Yoshida, la interbase, e poi assistenza in seconda per la seconda base. È un doppio gioco veramente sanguinoso per gli States, che di fatto qui vedono svanire completamente le speranze di medaglia per il trionfo del Giappone, che vince dunque le Olimpiadi di casa e va a bissare il successo di 12 anni prima di Pechino 2008. Yukiko Ueno sarà la lanciatrice vincente, va a perdere Ellie Carda, che è stata un po' la mossa sorpresa del manager degli Stati Uniti, perché Kat Osterman in tutto sommato alla fine reggerà soltanto due inning, Ellie Carda lancerà il quarto e il quinto inning e subirà di fatto lei i punti decisivi, e nulla vale l'ingresso in campo di Monica Abbott. Le statunitensi collezioneranno soltanto tre valide in una partita che purtroppo li vede sottotono per i loro tifosi, mentre vede il Giappone comunque andare a vincere il titolo olimpico di nuovo. E poteva essere anche un punteggio molto più alto, perché nel settimo decisivo inning una grande battuta sull'esterno sinistro viene però presa al volo da Jamie Reed, sicuramente la migliore delle statunitensi in questa partita, e di fatto il Giappone viene derubato di un super pepi dal sontuoso esterno Jamie Reed, che peraltro ha battuto anche un triplo in quel primo inning di cui parlavo prima. È stata una partita però tecnicamente bellissima, e chiunque sia appassionato di baseball deve andare su Eurosport Player e recuperarla una partita del genere, perché tecnicamente si sono viste tante belle cose nonostante il punteggio sia stato veramente veramente stretto. Una partita che ho avuto il piacere di vedere e che ha celebrato ancora una volta la fine del torneo olimpico, ma ovviamente non è la fine in realtà del baseball e del softball per quanto riguarda Tokyo, perché da domani il 28 partirà il torneo di baseball, che però non sarà di livello così alto diciamo come il torneo di softball, perché nel baseball l'MLB sta andando avanti e dunque le nazioni qualificate non hanno giocatori da esprimere dal campionato professionistico americano, ma ci saranno giocatori che comunque hanno avuto un grosso passato in MLB, e dunque anche lì sarà un torneo di cui magari vi farò i sommi riassunti nell'appuntamento con la MLB Review, che sarà il 3 di agosto sempre su questo canale. Ma era giusto intanto fare una grande parentesi sul torneo olimpico di softball, che dunque vede il Giappone vincente, e per loro suona il Kimigayo, il loro inno nazionale. Il mio applauso va inoltre ai commentatori di Eurosport Player Italia Discovery Più, ovvero Francesco Paone, già commentatore per Eurosport di salto con gli sci e combinata nordica, e di Faso, che è tornato a commentare il softball e il baseball anche su Discovery Più, che mi hanno veramente coinvolto nella telecronaca dei partiti dell'Italia e anche in questa finale tra Stati Uniti e Giappone, che ha vinto appunto il Giappone trionfare per 2-0. E saluto da parte di Matteo Torgard, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questo MLB Review Extra, anche se è più Olympic Review. Ci vediamo domenica alle 19 per il post-gara del Gran Premio d'Ungheria.